Come anticipato da Maria Pia qualche istante fa è giunto il momento della nostra prima ospite. Oggi parliamo di tumore al seno nella giornata internazionale dedicata appunto a questa patologia. Lo facciamo con un ospite speciale, la dottoressa Annalisa Gorgoglione, radiologa senologa dell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ben arrivata. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di prevenzione, di tumore al seno, sappiamo bene che il tumore al seno è la prima causa di eh, neoplasia nelle donne, si stima che circa una donna su otto nell'arco della propria vita eh, riceverà la diagnosi di un tumore al seno. L'incidenza negli ultimi anni, eh, abbiamo visto un aumento dell'incidenza, quindi più donne si ammalano di tumore al seno, per contro abbiamo, stiamo assistendo fortunatamente ad una riduzione della mortalità, quindi più donne si ammalano ma ehm, meno donne muoiono. Una sopravvivenza a 5 anni eh, in aumento dal 78% all'88%. Questo grazie soprattutto alla prevenzione, alle campagne di sensibilizzazione, alla prevenzione secondaria che eh, riesce proprio a identificare il tumore negli stadi precoci. È importante eh, diagnosticarlo quando il tumore è piccolo, quando non ha dato già problemi e metastasi in giro. Per cui la terapia chirurgica, radioterapica, ormonale successiva sono comunque mirate e più eh, selettive per quel tipo di tumore mh, in uno stadio precoce. Bisogna evitare, ovviamente, di fare diagnosi neg negli stadi al nel nel nei tumori della mammella al quarto stadio, laddove appunto sono presenti già metastasi, perché è stato visto che la donna che eh, ha un tumore in uno stadio quarto eh, è più ovviamente più alta la mortalità. Volevo subito per chiudere la sì. questione della prevenzione, sì. perché poi ci sono anche altri temi. Visto che noi sappiamo che l'Italia è in piena tempesta dal punto di vista eh, proprio delle risorse per la sanità, lei si sente di dire che comunque riguardo a queste battaglie per la prevenzione i soldi resteranno? Io me lo auguro perché comunque anche nella nostra regione, soprattutto qui nella regione Puglia, adesso si sta facendo molto sulle campagne di screening, um, si sta investendo tanto sullo um, screening che viene uh, um, erogato uh, gratuitamente alle donne in una determinata fascia di età, è la fascia di età dove l'incidenza del tumore al seno è, è maggiore, quindi dai 50 ai 69 anni con una lettera a casa, un invito, la donna viene invitata proprio gratuitamente nei centri di senologia dell'ASL nella nostra provincia, ma anche nella provincia di Bari, in tutta la Puglia, in tutta l'Italia, eh, proprio per eseguire eh, questo, mh, la mammografia che risulta essere il test di screening eh, migliore per la, la diagnosi del tumore al seno. Eh, per È cui... possibile che se non viene sfruttata, diciamo, una due tre volte questa richiesta di presentarsi a fare il proprio dovere sì. proprio come donne poi non, non arrivi più la lettera perché è quello che è così funziona cioè è così nel senso quando una donna non si presenta tra virgolette non viene richiamata però c'è sempre un numero verde a cui si può chiamare e quindi ricordare ehm, l'esistenza del proprio essere, quindi magari di essere richiamata nel secondo round, nel terzo round. Grazie per questo, perché intanto <ride> abbiamo detto le cose più importanti. Eh certo. Poi in particolare, come dicevamo, Tony, oggi c'è anche un focus diverso nella giornata. Sì, sì, sì la, la giornata è. Particolarmente dedicata al tumore al seno metastatico, però ecco la dottoressa Gorgoglione ci faceva giustamente notare come sia importante, fondamentale riuscire ad intervenire in tempo. Quindi l'attività di prevenzione resta l'attività più importante, la prima arma. Che la noi prima arma, più importante. Poi sì. in casa Sollievo della, della Sofferenza l'attività diagnostica è definita a ciclo completo perché ci sono a 360 gradi. Noi comunque qui in ospedale. In casa Sollievo abbiamo un'equipe un multidisciplinare nel quale eh, è presente il radiologo, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, lo psico-oncologo, per cui eh, la paziente viene presa in carico e viene seguita in tutto il suo percorso, sia terapeutico ma anche successivamente nel follow-up, perché non, ricordiamo, non dimentichiamo che la paziente non. La prima cosa non bisogna mai abbandonare, perché ricevere la diagnosi di un tumore al seno mm, è un qualcosa di, di tremendo. Ecco una di quelle espressioni intraducibili. Noi abbiamo iniziato con Toni dicendo che anziché tour operator avremmo detto operatore turistico. Invece, per follow-up, come tradurrebbe? Follow-up una presa per mano della paziente accompagnandola verso la, la guarigione. Ecco, appunto. Eh, Intraducibile. Sì. Assolutamente sì, eh, no, anche perché come dicevamo eh, è fondamentale intervenire in tempo e mh, volevo porre un accento su un altro tema che purtroppo riguarda... Quasi tutti i pazienti, un po' in tutti gli ospedali, in questo momento in Italia, è quello il tema delle liste d'attesa. Le liste d'attesa tante volte sono molto lunghe, ma proprio per questo, correggimi se sbaglio, dottoressa, diventa importante non dormire, ecco, non essere pigri rispetto Io alla penso, tutela della nostra salute. Inizio proprio con, ehm, con il problema delle liste d'attesa, che purtroppo non è un problema che affligge solo noi, affligge un po' tutti. Uh, vuoi per la crescente richiesta, quindi una, una grande sensibilizzazione delle donne che vogliono appunto, fare questi esami di prevenzione, vuoi anche per le risorse limitate uh, sul territorio, quindi bisognerebbe aprire altri centri, formare nuovi radiologi dedicati nella senologia, è una piaga che affligge la, la diagnostica senologica a maggior ragione bisogna prenotarsi per questo è importante anche io vorrei sottolineare l'autopalpazione cioè l'autopalpazione è una, una potente arma che noi donne abbiamo noi dovremmo eseguirla periodicamente mensilmente già dai vent'anni in poi e l'autopalpazione serve proprio dapprima a conoscere il proprio corpo in modo tale da identificare all'inizio all dell'insorgenza del tumore al seno la, la presenza di piccoli segni che possono essere un campanello di allarme, quindi mh, rivolgersi quindi al medico curante che poi sarà lui uh, a, indica, a mandare la paziente nei vari centri per... Uh... Certo, stiamo anche vedendo l'immagine, ma io sì. direi di dedicare anche un paio di minuti proprio alle persone che ormai stanno vivendo il tumore al seno come malattia cronica, mm. che è il tema poi sì. specifico sì. oggi. Eh, ringraziando al cielo, diciamo, la ricerca ha fatto passi da gigante, per cui noi adesso disponiamo di, di una, un armamentario eh, farmacologico terapeutico che permette di tenere a bada i tumori. Eh, non esiste il tumore al seno, ci sono i tumori al seno, i tumore della mammella. Ogni tumore ha determinate caratteristiche biologiche, quindi al, sulla superficie della cellula neoplastica. Uh, ci possono essere o meno iperespresse determinate proteine, determinati recettori, come se fossero tante piccole porte e ogni porta ha una serratura diversa. Quindi noi dobbiamo capire qual è la porta che caratterizza, caratterizza quella cellula enoplastica e qual è la chiave, qual è la giusta chiave che ci serve per uh, chiudere questa porta, quindi evitare la replicazione costante. Hanno inventato i passepartout, eh, eh, speriamo eh, che, speriamo anche che in la medicina. ricerca vada avanti e riescano insomma, a trovare un qualcosa di universalmente valido. Grazie dottoressa, è stata a una voi. chiacchierata grazie molto molto bella, importante e quindi grazie per la sua disponibilità. Invitiamo tutte le donne che sono all'ascolto, quindi a non soprassedere all'importante pratica della prevenzione per ecco, rispettare quel vecchio proverbio, noi ogni tanto tiriamo fuori un proverbio, mm. quello della salute è famosissimo e recita prevenire è, è meglio che curare, E no? eh, mi sa eh, certo. che l'ha inventato un pubblicitario. <ride> ah, sì. Perché qualche, qualche reminiscenza di quando ero bambina, credo che. Quindi, a volte veramente la pubblicità azzecca talmente questi claim che diventano anche un modo per diventare, appunto, più eh, attente, più. Io, come vedete, sono un po' sulle spine perché effettivamente. Non sono di quelle che fa tutto quello che ah, dice ah, lei ah, e non va bene. Oggi mi ha fatto bene anche è come tiratina d'Oric. C'è sempre il giorno in cui mettersi in riga. <ride> non è mai troppo tardi mai, no? per dirne un altro. <ride> grazie mille dottoressa, A noi voi, ci grazie. fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo insieme per accontentare raccontarvi altre eh, storie che eh, appunto riguardano eh, la nostra, il, nostro, il nostro tempo libero. E in stavolta la natura, una natura speciale, addirittura con un premio, una certificazione. Andi andremo al Nord, carissima dottoressa, grazie.